Ciao ragazzi, sono Chris e benvenuti nel mio canale. Oggi vi faccio vedere una novità. Levigatrice a delta alimentata con una batteria da 12 volt. Molto simpatica, comprata giovedì 22 dicembre 2022 a prezzo di 29,90. Il mio modello PAMS12A1, prodotto della Copernas a giugno 2022. Senza perderci troppo in chiacchiere, avviciniamo la telecamera e vediamo com'è fatta. Vabbè, smerigliatrice, levigatrice. Parkside alcune volte la chiama smerigliatrice, alcune volte levigatrice. Questo è, diciamo, quasi il modello equivalente a Delta, però alimentato con la 220 volt. Multifunzione, ricaricabile 12 volt. L'ho venduta a 29,90 senza batteria e senza caricabatterie. 3 anni di garanzia. Batteria consigliata 2 Ah, sia per un discorso di tipologia dell'utensile, ma anche per un discorso di ingombri, poi ve lo farò vedere dopo. Alcuni accessori che vi farò vedere dopo, il platorello è velcrato. Sul retro, come caratteristiche tecniche, numero di giri del motore 11.000 giri al minuto, numero di oscillazioni 2200 al minuto, l'oscillazione ha un'orbita di 1.2 mm. E diciamo che nel mondo delle levigatrici è uno dei valori più bassi, perché ci sono orbite anche di 3 mm. Ma questo non è una caratteristica non voluta, questa è una caratteristica voluta che ne definisce un po' la tipologia di utilizzo. In genere le levigatrici che hanno un'orbita fino a 3 mm sono molto più aggressive, a parità di grana utilizzata sono molto più aggressive e in genere sono quelle con un wattaggio più alto, magari non a batteria come questa, non da 160 watt, anche se qui non è nemmeno specificata l'orbita. Diciamo quelle da 240, 260 watt, anche perché più è grande l'orbita, più sforzo fa il motore. Quelle che hanno un'orbita più piccolina, in genere sono le levigatrici più piccoline, quelle per fare rifiniture, piccoli lavoretti. E la scelta di questo 1.2 mm non deve essere una cosa che vi potrebbe far pensare non va bene, la levigatrice non funziona. Questo ne definisce un po' la tipologia di utilizzo, ma lo vedremo dopo. Accendiamo un altro faretto grazie a un alimentatore pazzesco down e vediamo intanto che questa levigatrice è contenuta all'interno della sua valigetta, la classica valigetta Parkside, dove troviamo la nostra levigatrice messa in questo punto. Eventualmente possiamo conservarla, cascato mezzo mondo. Eventualmente possiamo conservarla con una batteria da 2 Ah. Possiamo mettere un'altra batteria da 4 Ah qui e qua ci va il caricabatterie. Nella confezione troviamo un accessorio che ci aiuta a posizionare l'abrasivo velcrato e un altro accessorio per attaccare un sistema di aspirazione, anche se, vabbè, affronterò meglio il discorso successivamente. Utilizzo questa levigatrice a batteria per avere la libertà di muovermi senza vincoli, per poi crearlo con l'aspiratore. Però è predisposto, quindi se facciamo qualcosa al chiuso dove non dobbiamo sporcare, abbiamo questa possibilità. Lo vedremo meglio successivamente. Ok, questa è la nostra levigatrice 12 volt. Vediamo subito il peso. 630 grammi senza batteria, 818 con la 2 Ah, 1,41 kg con la 4 Ah. Visto che abbiamo le batterie, facciamo subito il discorso delle batterie. Allora, funziona con le batterie da 2 Ah, funziona regolarmente con la batteria da 2 Ah. Qui vediamo un'indicazione dello stato di carica, come su tutti gli utensili 12 volt la batteria scarica, anzi la mettiamo subito sotto carica. Funziona anche con la 4 Ah, ma guardate, dovendo dare spazio sempre all'aspiratore, quindi vedete, l'innesto della batteria è così. E questo, diciamo, crea, oltre a uno sbilanciamento, vedete, io quando la provo a prendere, cade parte posteriore, difficoltà nella lavorazione. Se dobbiamo fare lavorazioni, ad esempio, in verticale, abbiamo sempre questa batteria che va a sbattere nel nostro avambraccio. Quindi diciamo, questa levigatrice è perfetta utilizzandola con la 2 Ah. Tutto quello che vedete di nero è una gomma che ha molto grip e guardate, questa sagoma realizzata sulla parte finale è molto molto accogliente per quanto riguarda, diciamo, la mano. Trova proprio la sua
La sua posizione è quasi naturale, sia se lo impugniamo così, vedete l'indice, e sia se lo impugniamo da sopra. Il pulsante di accensione non ha il 01, è uno switch centrale. Si preme abbastanza facilmente, però se ve lo dimenticate acceso, riparte quando innestate la batteria. Si sente che ha un'orbita piccola. Si sente perché le orbite più grandi danno anche fastidio alla mano facendo questo che vi ho appena fatto vedere. Parte posteriore abbiamo un piccolo tappeto con logo Parkside dove poi andremo a mettere questo adattatore per innestare il nostro aspiratore. Se non ci serve, mettiamo il tappo. La parte inferiore è velcrata e noi possiamo mettere uno degli abrasivi in dotazione facendoci aiutare da questo piccolo accessorio. Praticamente lo mettiamo qua, in questi due fori. Vedete, corrisponde perfettamente. Facciamo aderire così. Andiamo a prendere i due fori e poi possiamo lasciare e andare a premere. In questo modo si allineano tutti i forellini per il sistema di aspirazione. Questo platorello a delta ha la parte frontale che si può rimuovere con velcro per poter installare eventuali accessori. Sinceramente non so se sono già usciti accessori della Parkside velcrati. So che ci sono accessori che vanno ad incastro con la levetta qui per i vecchi modelli. Non so però sinceramente se sono usciti già gli accessori velcrati. Vediamo come è fatto il movimento che genera l'oscillazione e poi mettiamolo alla prova. Ok, due viti autofilettanti, parte posteriore, due viti piccolissime autofilettanti anteriore e questo è il sistema di eccentrico. Come vedete il cuscinetto centrale non è perfettamente al centro del perno, quindi questo genera il movimento oscillatorio orbitale e poi abbiamo un piccolo pesetto che ci aiuta magari ad avere un po' più di inerzia, diciamo, movimento orbitale. Vi faccio vedere questa massa, guarda, è in asse col motore, non è libera di muoversi. Qui c'è pure la ventolina, vedete, che è quello che genera l'aspirazione e la sospensione del platorello è garantita da quelle. E qui diciamo la sospensione morbida, altrimenti non potrebbe vibrare. Va bene, rimontiamo e mettiamola alla prova. Allora, partiamo con grana 60, facendo qualcosa di più rovinato. Questi erano dei piccoli cancelletti. La batteria è carica. Allora, in teoria io non dovrei fare una pressione eccessiva perché se vado a rallentare il movimento orbitale non lavoro. Oltretutto rischierei di far vedere tutti i piccoli cerchietti, quindi di rovinare il pezzo. Dovrei trovare un giusto equilibrio tra la pressione che faccio e la velocità di lavorazione e lo sento dal rumore che fa. Se io sento che la levigatrice si sforza, sto premendo troppo. Vi faccio vedere. Ok, questo l'ha fatto. Non è velocissima, ma questo l'ha fatto. Teniamo la 60 e andiamo a togliere un po' di ruggine da questo pezzo di staffa tutta arrugginita.
Anche qui non è velocissima e potentissima, però mi consente di farlo. 60, verniciato a bomboletta. Invece questo verniciato, diciamo, di fabbrica, era una tenda da campeggio. In effetti qua la vernice è più resistente. Tronchetto tagliato con la motosega, proviamo a levigarlo un pochettino. Allora, il tronchetto, questo tipo di tronchetto è molto difficile da levigare. La 60 fa molto attrito, quindi metterà veramente in crisi questa levigatrice. Io devo tenere comunque fermo il tronchetto, altrimenti non faccio niente. Grande madre! Allora, ha rimosso sì la parte superficiale, però naturalmente ci vuole qualcosa di più potente per portarlo a questo livello. Tolgo la grana 60, metto una grana 120 per fare qualche ritocchino su alcuni pezzettini di legno. Vi faccio vedere. Allora, questa è una cornice di una porta che ho smontato. Dovevo rimontare e poi per un motivo o per un altro non l'ho fatto, l'ho dimenticata fuori e si è rovinata. Quindi questa qua la devo carteggiare, devo levare il lucido e poi la devo trattare nuovamente. Grana 120, non voglio andare a consumare troppo legno, devo levare solo un po' di vernicetta lucida. Forse sarebbe meglio anche effettivamente la 240. Però la 240 si riempie subito. Andrò con la 120 senza premere troppo. Allora, guardate, questi sono i segnetti dell'orbita che sta facendo. In effetti la 120 è troppo esagerata per quello che devo fare qui. Mettiamo la 240. Di polvere l'ha fatto, ora vediamo con l'aspiratore cosa cambia. Allora, va bene, quello che volevo fare, quello che volevo ottenere, l'ho ottenuto. Vabbè, deve essere fatto un po' un altro pochettino, togliere la vernicetta, togliere la parte spellata della vernicetta, portare a vista il colore e così poi posso trattarlo nuovamente. E avete visto che è molto pratico sia per le dimensioni, il peso, ma il fatto che non è il filo, che potevo andare a fare qualsiasi movimento senza avere nessun ostacolo, nessun vincolo. Ora, visto che abbiamo prodotto parecchia sporcizia, vediamo l'altro lato utilizzando un aspiratore. Allora, l'adattatore per il tubo di aspirazione ha un diametro esterno di 30 mm e nel tubo che ho io non entra. Quindi ho fatto questa cosa bruttissima. Sistema di aspirazione efficiente al 100%. Mi ha lasciato solo questa piccola polverina qui, perché comunque ci sono 3 mm di distanza. Comunque funziona alla grande.
Come mai non hanno previsto un sacchettino di raccolta? Probabilmente perché la ventolina non riesce a garantire. Vediamo se lavoriamo con questo qua aperto, se esce qualcosa. Esatto, perché la ventolina che è ricavata all'interno dell'eccentrico che avevo fatto vedere è troppo piccolina, lascia tutto qui, non mi fa uscire niente di qua, quindi ci vuole per forza l'aspiratore. E facciamo questa parte con la 4 A, vediamo la differenza. Già si sente che... Allora, già si sente che il numero di giri sono più alti, si sente che non risente così tanto della mia pressione e quindi si vede che ha un po' più di forza, però effettivamente qua sto andando troppo veloce, cosa che su questo pezzo non voglio fare. Quindi, ad esempio, per me l'utilizzo con la 2 A, per come è pensato questo utensile o per come lo sto pensando io, con la 2 A è perfetto. Conclusioni. Allora ragazzi, se cercate la potenza pura di una levigatrice a delta, quindi orbitale, sicuramente ci sono altri modelli, anche sempre all'interno di Parkside, questa per esempio, che potranno soddisfare le vostre esigenze di potenza. Tutti gli utensili 12 volte non sono pensati per esprimere la massima potenza, sono pensati per avere il giusto compromesso tra prestazioni, peso e maneggevolezza, praticità nell'utilizzo. E in genere chi compra questo tipo di utensili 12 volt non cerca la potenza pura, cerca questo compromesso che vi ho detto prima, questo mix di caratteristiche. E devo dire che anche questa levigatrice riesce nell'intento. Ci consente di lavorare molto facilmente perché non abbiamo il vincolo del filo e poter effettuare lavori non troppo aggressivi, come quelli che avete visto più o meno in questo video. E se si utilizza tenendo a mente che il suo scopo è proprio questo, riesce a soddisfare le esigenze di chi cerca questo tipo di prodotto. A me piace tanto. Quindi ragazzi, spero di essere stato utile nel farvi capire come utilizzare questa levigatrice. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Ciao!